Siamo qui con Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea. Vi ringrazio per la disponibilità ancora una volta concessaci. Grazie a te, grazie a voi. No, la chiacchierata, diciamo, subito dopo l'estate, con fermo, con Recovery Fund davanti a noi, con una serie di scadenze. E la domanda, diciamo che la prima domanda che vorrei farti è: il Partito della Sinistra Europea ha lanciato quest'estate una piattaforma in cui definiva un po' qual è l'intervento, quali sono le cose che mettono insieme tutte le sinistre, le domande a cui dare risposta tutti insieme a livello europeo. La piattaforma si chiama Protect Our Lives. Per chi ci ascolta può trovarla nella home page dell'European Left Party, del Partito della Sinistra Europea. E quindi volevo sapere da te, capire da te, con te, come questa piattaforma possa in qualche modo mettere in moto un meccanismo anche di solidarietà a livello europeo, ma soprattutto di iniziativa politica che il Partito della Sinistra intendeva con questa promuovere. Sì, innanzitutto grazie a te, grazie a Transform, perché è sempre una magnifica occasione quella di poter dialogare e ragionare in Italia sui nodi della sinistra europea. E la piattaforma, lo hai descritto tu stesso, appunto, proteggiamo le nostre vite, cioè partiamo dalla vicenda del Covid per costruire un'altra politica economica e un'altra politica europea. Questo è il ragionamento di fondo e individua quella piattaforma, diciamo, il centro della questione è fatta così. Le risorse ci sono, sono le risorse, come abbiamo chiesto anche con una petizione che deve mettere la Banca Centrale Europea. Queste risorse non debbono essere restituite, ma queste risorse devono servire a sviluppare sia la risposta immediata in termini di lotta alla pandemia, ma soprattutto del pubblico generalizzato, un sistema di welfare che si trovi il suo punto di congiunzione con una politica economica europea che sia fondato sulla prospettiva della transizione, della trasformazione ecologica, ambientale delle produzioni. E quindi la piattaforma, il senso della piattaforma è questo, la necessità di avere una risposta strategica, strutturale in Europa di fronte alla pandemia, che sia basata su smetterla le politiche di austerità, di tagli, di distruzione della società civile basata su una tassazione infinita. E dall'altra parte il grande pilastro della sanità e del welfare pubblico e il grande pilastro delle politiche economiche e industriali per la riconversione ambientale delle produzioni. Questa è l'idea generale. In questo ci sono poi dei passaggi, ad esempio. C'è una battaglia che è la battaglia che è in corso e su cui facciamo una campagna e faremo una campagna come partito della sinistra europea, che è la campagna sulla questione del vaccino. Perché noi abbiamo visto come il libero mercato e la distruzione della natura ci hanno portato all'emergenza Covid. Come il libero mercato ci ha messo in una condizione in cui non avevamo le mascherine, non avevamo i reagenti per poter fare le analisi, non avevamo niente. No? E adesso però la strada attraverso cui viene ricercato il vaccino è quella di nuovo delle multinazionali che in concorrenza l'una con l'altra stanno cercando il vaccino. E il ruolo che si ritagliano gli stati è quello di accettare che il vaccino verrà brevettato, ma di mettere i soldi da parte per poter pagare le multinazionali, dicendo così tutti i nostri cittadini saranno vaccinati. Voi capite che in questo sistema, grosso modo, quando si troverà il vaccino, l'Europa, gli Stati Uniti avranno i soldi per pagare i vaccini ai propri cittadini, ma ad esempio l'Africa no.
E quindi ci troveremo in una situazione in cui, di fronte alla pandemia che ha colpito il mondo tutto intero, invece che reagire con la ricerca di una soluzione che sia per tutti, pensate a cos'è stata la lotta alla malaria, cosa sono state le grandi conquiste della penicillina. Non è che ce l'aveva qualcuno e qualcun altro no. E sono state le grandi conquiste di civiltà, sono stati dei grandi beni comuni. Ecco, la battaglia perché il vaccino sul Covid diventi un bene comune e non un brevetto di qualche multinazionale destinata a farsi miliardi sulla pelle di chi può pagare e lasciare miliardi di persone senza vaccino, questo è un punto. Quindi, diciamo così, l'autunno è il tempo in cui questa piattaforma del Partito della Sinistra Europea la dovremmo sviluppare in campagne concrete, questa sul vaccino è uno, e sabato 12 avremo una riunione del segretariato esattamente per articolare queste campagne, perché poi nelle settimane dopo ci sarà una riunione della presidenza con tutti i partiti per definire insieme appunto l'articolazione concreta di queste campagne. Però questa è l'idea, uscire dal Covid cambiando completamente politica economica e industriale. Ti ringrazio e anticipato un appuntamento come partito dalla sinistra europea, diciamo interno, però sappiamo che domenica si terrà a Firenze durante la festa di rifondazione, la festa nazionale di rifondazione comunista, anche un incontro del partito dalla sinistra europea con gli aderenti individuali. Noi saremo chiaramente presenti come un po' promotori di questa dimensione dell'appartenenza politica e soltanto per una domanda, semplicemente per chiederti come pensi sia questo processo di costruzione dell'aderente individuale in generale, come pensi che il Partito della Sinistra Europea in Italia possa giocare un ruolo e quale nel tuo caso? Allora, domenica 13 al mattino, nel luogo dove si tiene la festa di liberazione a Firenze, ci sarà questa assemblea, degli aderenti individuali del Partito della Sinistra Europea, a cui sono invitati tutti i compagni e tutte le compagne, non è certo un'assemblea chiusa, e sarà conclusa questa assemblea di Heinz Birbaum, che è il presidente del Partito della Sinistra Europea. Abbiamo in qualche modo usato l'occasione che Heinz sarà presente a Firenze alla festa di rifondazione per fare assieme questa assemblea. L'assemblea ha per certi versi due caratteristiche, due aspetti. Il primo è quello di una discussione di merito sulla fase attuale in Europa. Ci saranno tre, diciamo, ci sarà una mia introduzione generale, poi dei contributi specifici di Roberto Musacchio, Alfonso Gianni e Gianni Rinaldini, l'ex segretario della FIOM, che verteranno in particolare sulle questioni delle politiche economiche europee, del governo italiano e delle politiche industriali, del quadro che noi ci ritroviamo. Perché il rischio che in questa situazione in cui vengono distribuiti dei soldi, ma i soldi sono distribuiti soprattutto alle imprese senza vincoli, perché di questo si tratta, il rischio che e soldi che poi però l'Italia in larga parte dovrà restituire, e che in ogni caso faranno parte del debito e del deficit di bilancio, e quindi che saranno da conteggiare nei tagli nei prossimi anni, il rischio che l'Italia nei prossimi anni si ritrovi in una condizione peggiore dal punto di vista della divisione internazionale del lavoro, del posto che occupa in Europa, peggiore rispetto a prima del Covid, è un rischio altissimo. E quindi dobbiamo fare il quadro, una discussione e capire come avanzare una proposta politica che permetta di portare la battaglia politica al livello in cui è, perché a me pare evidente una cosa. Io penso che col Covid non è nata l'Europa, col Covid è nata una governance europea da parte delle classi dominanti che prima pilotavano l'Europa a calci e pugni, repressione, fiscal compact, queste robe qui. Adesso invece governano l'Europa
con un meccanismo molto più flessibile, molto più sottile. La vera partita non è stata tra i cattivissimi olandesi e finlandesi e il sud, la vera partita è stata di consegnare a Merkel e a Macron il volante della gestione dell'Europa. E quindi noi ci troviamo dentro una situazione in cui l'Europa ha una governance, a questo punto l'Europa ha un governo flessibile, articolato. Il rischio è che questo governo però ovviamente lavori a tenere e a riprodurre gerarchie dentro il continente molto consolidate, molto forti, e il rischio è che l'Italia non si trovi in punta alla piramide. E qualcuno a mo' di battuta diceva: ma quante aziende dovremmo vendere per pagare i fondi del Recovery Fund? E io penso che quella battuta non è distante dal vero. E quindi noi dobbiamo assolutamente discutere di questo, ragionare, vedere quale politica tenere, sapendo che appunto la discussione, a mio parere, non è dentro o fuori l'Europa, perché uno se la può girare come vuole, ma dentro la crisi della globalizzazione l'Europa a questo punto funziona in quanto tale. E quindi c'è un problema di avere una politica in Italia ed in Europa che sia finalizzata allo sviluppo del bene comune e non ai porci comodi di Confindustria, perché i nostri avversari non stanno fuori dai confini nazionali, i nostri avversari stanno nel fatto che il 70% delle risorse che noi avremo dall'Europa, il governo si predispone a spenderle per gli industriali senza vincoli, e questi stanno già progettando di bucherellare dappertutto, perché il loro problema sono le grandi opere, queste robe qua. Noi dovremmo fare una battaglia molto potente per riuscire invece a usare quei soldi per costruire un sistema di welfare vero in Italia, potenziare la sanità, l'occupazione e per potenziare il tessuto industriale in una sua riconversione ambientale, non nella conferma di quello. Quindi questo è un pezzo dell'assemblea di domenica 13, se volete la parte rilevante di discussione di contenuti, fare il punto e cercare di capire come andare. L'altro pezzo è ragionare su quale ruolo possono avere gli aderenti individuali italiani alla sinistra europea, e qui io ho avanzato una proposta, mi piacerebbe fosse, diciamo così, presa in considerazione. La proposta è questa: il partito della sinistra europea è costituzionalmente fondato sui diversi partiti che lo formano, non è un'associazione di individui. Il partito della sinistra europea è un'associazione di partiti in primo luogo. Gli aderenti individuali sono stati inseriti nello statuto per una richiesta italiana, per cercare di fare un di più rispetto ai partiti. E allora noi dobbiamo contemperare questo. E io penso che la cosa che sarebbe molto utile è se gli aderenti individuali italiani, che sono la realtà, diciamo, più consistente, perché in altri paesi questa possibilità dell'adesione individuale praticamente non è utilizzata, quindi l'Italia ha questa possibilità di sviluppare questo terreno più di altri, e dovremmo essere dei batti, diciamo, degli apripista. Io penso che la cosa interessante sarebbe se gli aderenti individuali alla sinistra europea potessero svolgere un ruolo positivo di lievito nella costruzione unitaria della sinistra in Italia, perché è evidente che la vocazione del partito della sinistra europea è una vocazione di costruzione di un'organizzazione unitaria della sinistra di alternativa. Il partito della sinistra europea non è una cosa a sé stante, è l'idea che c'è un polo anche diversificato, infatti ci sono posizioni diverse tra i diversi partiti, ma che sono accomunati dall'idea di dover avere un polo del partito della sinistra di alternativa. Sono molto contento che il partito di Mélenchon, dopo essere uscito qualche anno fa dal partito della sinistra europea, invece ha chiesto di farne parte nuovamente, sia pure nella forma degli osservatori, perché è positivo. Noi dobbiamo aggregare tutto quello che c'è, e questo lo dobbiamo fare anche in Italia. E allora a me parrebbe, mi sembrerebbe che sarebbe veramente una cosa molto utile,
se gli aderenti individuali potessero lavorare, diciamo, a questa prospettiva per tentare di dare una mano a costruire quello che è un vero e proprio deficit che abbiamo in Italia, e cioè il deficit di non essere stati in grado, capaci, di costruire in forme stabili, non per le elezioni, cambiando ogni simbolo ogni volta, un disastro, ma in forme stabili, una forma di aggregazione che possa essere il punto di riferimento per le classi subalterne. Perché tu puoi costruire la sinistra se tu ti presenti dalle persone con una modalità che dia un minimo di sicurezza, non come una cosa estemporanea che si fa vedere una volta, poi non c'è più, poi c'è di nuovo diversa. Questo è il punto. Allora, mi parrebbe che se riuscissimo a discutere a Firenze di come gli aderenti individuali possono dare un contributo nel lavoro di costruzione, di relazione, di dibattito, di proposta, di individuazione di forme attraverso cui far questo, mi sembrerebbe veramente andare a svolgere un ruolo politico che altrimenti non fa nessuno, non è svolto, e quindi veramente a coprire un buco politico importante, che mi sembra è veramente nella vocazione del Partito della Sinistra Europea. Quindi l'assemblea del 13 mattina, a cui siete tutti invitati a Firenze, avrà un po' questi due elementi, sia l'elemento di discussione di contenuto sulla situazione europea e italiana e come andare avanti, sia l'elemento di come operare positivamente per la sinistra, per l'unità della sinistra di alternativa, per la costruzione della sinistra di alternativa nel nostro paese. Ti ringrazio tantissimo. Come sai, come Transform seguiamo il Partito della Sinistra Europea dal suo nascere e siamo contenti che ci sia la possibilità di avere questo incontro e che ci si possa misurare su temi politici importanti, come dici tu, e anche su come singole persone che ancora sono senza casa, possano trovare nella sinistra europea la giusta dimensione, finalmente un luogo, come dici tu, perenne su cui poter contare. Intanto ti ringrazio e ci vediamo a Firenze. Grazie a te, ciao a tutti e a tutte. Io sono in Puglia e sto facendo la campagna elettorale con la lista della sinistra e poi passerò in Toscana a dare una mano anche ai compagni toscani e alle compagne toscane. Ciao a tutti e Grazie, a tutti. Ciao. grazie ancora. E come ricordo comunque che Paolo, come tutti noi, siamo anche impegnati per la campagna referendaria, per questo scempio, ancora una volta attentato alla nostra Costituzione. Votiamo no convintamente. A presto. Ciao!